A rischio crolli l'ospedale di Giarre che serve un'utenza di 60.000 persone, lo dice un documento della Direzione Generale dell'ASP di Catania che evidenzia tutti i locali presentano gravi carenze strutturali in servizio. 18 agosto 2011, le foto dimostrano una tragedia sfiorata a crollare il tetto della stanza degli operatori del 118 del presidio ospedaliero di Giarre. Erano le 23, fortunatamente all'interno non c'era nessuno. Un evento imprevedibile e questo certamente ha messo in moto tutta quella che è la macchina della prevenzione. Oggi un documento dell'ASP dichiara che tutti i locali presentano criticità strutturali e impianti tecnologici obsoleti. Insomma, siamo alla presenza di un nosocomio pericolante, sito per di più in una delle zone a più alto rischio sismico della Sicilia. Nei prossimi giorni sarà una nuova ispezione a stabilire il futuro del presidio di Giarre. Dai canovaggi ci si è accorto che c'era del cemento depotenziato, ci sono stati alcuni crolli di cornicione che hanno interdetto il passaggio in alcune zone, per cui il mio compito è quello di verificare la struttura, se sia sicura dal punto di vista strutturale. Già interdetti oltre 1.000 metri quadrati del nosocomio, chiusi i reparti di ostetricia, ginecologia e tutto il corpo centrale, ma la città non vuole rinunciare al proprio presidio. Che si aggiusti tutto quello che c'è da aggiustare, ma noi abbiamo il dovere di mantenere un ospedale a Giare. E anche Mistretta, assieme ad altri 6 comuni dei Nebrodi,